sarà nominato il ruolo nella fase C e chi lo è stato nella fase B, non è detto che la scuola in cui prenderà servizio quest'anno sia effettivamente quella di la sede definitiva, perché avranno soltanto una sede provvisoria. E questa volta la sede provvisoria non soltanto come singola scuola, ma addirittura come provincia, perché dopo il piano straordinario di assunzioni è previsto un piano straordinario di mobilità, che prevede appunto che per un anno si vada in deroga alle regole normali. Cosa significa? Che le regole normali prevedevano che ci sia appunto una prima fase a livello provinciale, all'interno della quale chi si trova in quella provincia ha precedenza rispetto a tutti quanti gli altri, e in un secondo momento era possibile, dopo essere rimasto per almeno 3 anni in una singola provincia, eventualmente far domanda di trasferimento interprovinciale, ma in coda a chi si trova già in quella provincia. Questa fase straordinaria invece parla di mobilità non provinciale, ma mobilità nazionale, quindi non c'è nessun contratto, nessuna regola definitiva, però la legge parla di mobilità nazionale, quindi si può ipotizzare che ognuno potrà far domanda non nella provincia in cui è attualmente in ruolo, ma in qualunque provincia d'Italia, senza andare in coda a chi si trova in quella provincia stessa. E la priorità viene data a chi è già di ruolo a partire dal 1 settembre 2014. Loro avranno precedenza assoluta rispetto a tutti i neoimmessi ruolo in quest'anno, sia nella fase B che nella fase C. La fase 0 e la fase A invece è prevista, l'unica fase in cui è prevista, sono previste le vecchie regole, saranno vincolati dal dover rimanere nella provincia appunto in cui hanno avuto il ruolo quest'anno. Si può facilmente prevedere che molti di coloro che hanno scelto negli anni passati a spostarsi dal sud al nord per poter avere l'immissione ruolo approfitteranno di questa finestra per tornare più vicino a casa. È vero che i trasferimenti si faranno non più e non soltanto su una singola scuola, ma su albi territoriali che ancora bisogna delineare, però è ipotizzabile che molti preferiscano magari non avere la certezza di essere titolare in una scuola, ma di essere più vicini alla loro famiglia, alla loro casa di origine, e quindi approfitteranno di questo fatto per tornare. E ovviamente andando a prendere essendo che i posti a disposizione per i trasferimenti non sono come nel passato soltanto quelli al 31 agosto, cioè quelli dell'organico di diritto, ma sono tutti, compresi quelli del potenziamento, saranno accolte moltissime di queste domande, ed è anche quindi ipotizzabile immaginare che chi è stato immesso in ruolo in questa fase B e C, in qualunque provincia se si trovi quest'anno, sarà costretto ad andare a coprire i vuoti lasciati da queste persone che torneranno a casa. Quindi l'esodo che quest'anno è stato in qualche modo ridotto, ridimensionato, evitato, grazie ad una nota del Ministero che consentiva a chi aveva una supplenza temporanea fino a 30 giugno, 31 agosto, di continuare a fare quella supplenza, l'anno prossimo non ci sarà più, e quindi l'esodo che quest'anno è evitato ci sarà certamente nel prossimo anno.